partito da una riflessione su qual è il vero ragione d'essere di un evento così. Oggi in un mondo dove ci possiamo informare dappertutto su quello che c'è di nuovo, su quello che c'è di design, abbiamo tutti i nostri smartphone, un sacco di riviste, internet, design, blogs, tutto quanto. E secondo me uno dei grossi valori di un evento fisico è proprio nella sua fisicità, nel senso che ti può dare delle esperienze, anche delle emozioni che non puoi mai trasmettere attraverso uno schermo. Lo schermo può solo nutrire gli occhi, non tutti i nostri altri sensi. In più, ovviamente, è un evento anche per incontrarsi, le aziende con gli agenti, le aziende con il pubblico, i designer fra di loro. Questi due obiettivi sono quelli che trovi tradotto nel, diciamo, nel concetto di questa biennale. Prima di tutto abbiamo venuto qua dell'Expo. Uno partire da una selezione di qualità un po' più forte forse anche di prima, riducendo leggermente la superficie, ma soprattutto creare un contesto, un ambiente, una scenografia che rende proprio un'esperienza di qualità. Non solo che guardi dentro un stand dove ci sono degli oggetti, ma il contesto stesso è un contesto di qualità, piacevole, senti valori, perché solo quello, secondo me, può essere il contesto giusto per rappresentare i valori di un brand. Non viviamo più in un momento dove una fiera o un biennale deve essere noleggiare dei metri quadrati a un'azienda. Cioè, oggi ormai è presentare un brand con quello di valori del brand, e la fondazione Interior con questo cambiamento vuole essere più di prima ancora e più ancora nel futuro il contesto ideale per presentare questi mezzi. La seconda parte, e parte di questo è per esempio dove siamo tutti adesso, sono dei bar disegnati, integrati nell'insieme. Io trovavo strano che durante il giorno vedi delle belle sedie, dei mobili, poi devi staccare, andare a un brutto snack bar con una sedia di plastica e tutta l'esperienza si interrompe. Perciò abbiamo creato questi bar, ma soprattutto ho creato anche più occasioni per incontrarsi, per scoprire. La seconda grande parte è quest'anno c'è anche un programma in città. Questo l'abbiamo fatto perché questi palazzi offrono tante possibilità per creare una scenografia come si vuole. Tra una città e il palazzo in città ha un'atmosfera che non può esistere qua, anche un contesto economico diverso, e abbiamo trovato un contesto migliore, ottimo, per dare più spazio letteralmente al talento dei giovani. Quello che vedete è un grosso programma sviluppato insieme con Ventura, che si concentra soprattutto in città, ma anche qua in Expo, e quando mette tutto in quello insieme fa vedere abbiamo Inter che crea un contesto che ti permette un'esperienza di qualità e stimola l'incontro con la gente. Attraverso la selezione, lo spazio creato per i giovani è anche un posto dove scopri qualcosa, non solo vedi quello che hai già visto in una rivista prima, ma scopri veramente nuove cose e scopri non solo il giovane designer, ma anche attraverso questi project rooms, anche magari dei stimoli verso un futuro.